Mattarellini, finalmente è estate, ho voglia di piatti leggeri ma comunque sia gustosi e oggi ho pensato a un bauletto farcito con dentro i gamberetti e una crema di zucchine. Utilizzeremo la zucchina chiara di Barbara Calegari di Budrio, socia di AgriBologna. Con questa zucchina di Bologna verrà un condimento speciale. Impastiamo la nostra farina all'interno di una terrina, giusto per non sporcare il piano da lavoro, con tre uova. Miscelate bene le uova prima di impastarle con la farina. Una volta che amalgamato, lo andiamo a mettere sul piano di lavoro e lo lavoriamo con le mani. Una volta ben impastata la nostra sfoglina, la facciamo riposare coperta con la pellicola. Partiamo dalla farcitura mettendo a scaldare una noccettina di burro nel tegame con un spicchiettino di aglio. Facciamo insaporire bene il burro e gli aggiungiamo i nostri gamberetti già puliti. Saliamo leggermente con una puntina anche di pepe, li sfumiamo con qualche scucchiaiata di marsala. Una volta ben glassati li facciamo riposare e andiamo avanti col preparativo del pieno. Ricotta, possibilmente di pecora, se vi piacesse mista va bene lo stesso, con due bei cucchiai di mascarpone che la renderanno cremosa e goduriosa. Parmigiano con una puntina di noce moscata. Una punta di sale, non troppo perché abbiamo già gamberetti che sono un pochino sapidi, e dolce in fondo una grattatina fresca di limone. Questo tocco di limone fresco sentirete in bocca ad ogni morso. Prendiamo poi i gamberetti che si sono freddati e un pochino del suo sughino. Mi raccomando che anche questa è tutta roba buona. Frulliamo. Deve essere così bello cremoso. Lo aggiungiamo alla ricotta e mettiamo a soffriggere aglio e cipolla. Puliamo bene le zucchine chiare dalla testa e il fondo. Mettiamo a cuocere anche le zucchine dentro al soffrittino. Lasciamo andare finché non saranno belle cotte. Mettiamo su a cuocere anche la salsa al parmigiano facendo sciogliere il burro nel tegamino con la panna fresca. Ci mettiamo un pochino di sale grosso, non troppo perché poi avremo il parmigiano che darà sapore, con una puntina di noce moscata. Aggiungiamo anche qualche ciuffettino di timo fresco che darà quel profumino al nostro piatto, sentirete. Aggiungiamo il parmigiano, non troppo, deve fare una bella cremina densa dal sapore inconfondibile. Perfetto ragazzuoli, abbiamo pronta la crema al parmigiano, i zucchetti. Io direi di tirare una bella sfoglia di farcire col pieno dei gamberetti. Un pochettino di farina sul nostro piano e la tirate bella sottile. Guardate, ma qui che velo, ci si può vedere San Luca. Ricaviamo tanti bei quadratoni, prima orizzontali e poi verticali. Riempiamo il sac à poche con la nostra crema ai gamberetti e farciamo i nostri quadratoni. Ora la parte più bellina, prendiamo il nostro quadratone, prendiamo i nostri lembi e li andiamo a chiudere al vertice superiore facendo ben pressione. Le nostre zucchine chiare sono ormai freddate, le andiamo a frullare con emissa immersione. Questa crema è venuta sofficissima e bella omogenea. Abbiamo pronto tutto: la crema alle zucchine, la nostra salsina parmigiano e i bauletti che sono pronti. Andiamo in cottura. Saliamo l'acqua e mettiamo giù i nostri baulettini. Una porzione abbondante, 10-12 vi andare. Due ciuffettini di burro e una padellina per farci saltare i bauletti. Mettiamo sotto una bella scucchiaiata della nostra crema di zucchine e ci mettiamo sopra i nostri bei baulettini glassati al burro. Ultimiamo con la crema al parmigiano e timo. Qualche zucchettino sopra lasciato indietro e il nostro piatto è pronto per essere gustato.